meglio, fra poco ti chiederò di pensare a una carta. Qua abbiamo 52 pensieri potenziali, sono esatto. Qua. Ti chiedo di mischiare le carte, perché se adesso ti facessi pensare a una carta, uno può pensare, è la maniera più libera di scegliere una carta, certo. Ma non è vero, perché io ho fatto una ricerca nelle probabilità psicologiche delle carte più pensate, e cosa esce? Che tanti pensano l'asso di picche, l'asso di cuori, sette di cuori, la donna di cuori. Le carte più significative. Certo, dunque pensare a una carta è molto più limitato che uno potesse pensare. Certo. Allora, io ti ho chiesto di mischiare queste carte che sono, come dico, 52 pensieri potenziali. Sono in un ordine che non conosciamo. No. Io li faccio passare in questo modo e tu puoi vederli tutti. E dunque potrai pensare a una carta anche improbabile, 2 di fiori, 5 di picche, uno che non ci avresti pensato prima, giusto? E io non ti guardo neanche negli occhi, perché come diceva Aristotele, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Io così non voglio andare tanto profondo, io guardo dall'altra parte, va bene? Allora ti passo le carte così, tu dici basta e guardi questa carta, dai, di basta. Stop. Vado alla carta. Sì, perfetto. Ce l'hai? Sì, sì. Allora, questa carta, insisto, tu non l'hai tolta fisicamente, fatta vedere tutti, cioè l'hai guardata e adesso la stai pensando. Non dimenticarla, perché sennò non abbiamo finale. Allora, io qua stendo le carte, se permetti, sul tappeto, così. Eccole qua, qua. E adesso cercherò con le mie dita di entrare nel posto più sicuro del mondo, che è la tua mente. Attenzione, non fa male, eh? Ho bisogno di... Ecco, adesso ho toccato, c'ho il pensiero sulle punte delle dita, e qua, guarda, e adesso vado così, sulla punta delle dita, in alta voce, qual è la carta che hai pensato? Re di cuori. Il re di cuori, effettivamente, è qui. È praticamente una torta della... Ecco. Allora, questo è uno dei giochi un po' visuali, diciamo, molto anche bello, però comunque bello, c'è anche bello. Un aspetto molto magico, mentale un po', e esce dal Cat College volume 3, eh? Esce dal Cat College volume 3, infatti vado a vedere come si chiama, questo si chiama Una presa da maestro, a pagina 529. Ecco, lo dico a tutti coloro che ci guardano qui a YouTube, che YouTube è diventato un mezzo per trasferire la conoscenza, le informazioni, ed è certamente un medio valido, perché si può vedere cosa si fa, si vede che sono possibili, però molto spesso in YouTube, nei filmati, si vedono soprattutto le cause delle cose e non la loro essenza. Cioè, sapere la causa di qualcosa non vuol dire capirne la sua essenza. Se io so che del pianoforte bisogna toccare, c'è il martelletto con la corda e che bisogna fare in un certo ordine per ottenere la musica, ho capito l'essenza. Anche un violino si vede subito, no? Certo. Sono le 5 corde, uno sa come funziona, però non vuol dire che ha capito cosa vuol dire la musica, che ha capito cosa vuol dire la composizione, cos'è, tutte le cose che ci entrano dentro. Nella magia è anche una cosa così, che vediamo un effetto, ne vediamo la spiegazione tecnica e pensiamo è questo il segreto, la causa e tutto quello che ci vuole. Invece non è così. Per rendere un gioco di prestigio alto, che è un puzzle, come si direbbe, che è un rompicapo, ci vuole una messa in scena, ci vuole una presentazione, ci vuole una comunicazione con lo spettatore. Bisogna condurre il pensiero dello spettatore in un certo posto, ci vuole il timing, ci vuole un ritmo, cioè, il gioco c'è una costruzione. Ci sono tanti aspetti che non si possono o difficilmente si trasmettono tramite filmati o YouTube. Per questo vorrei incoraggiarvi, oltre a guardare YouTube e altri filmati, video e tutte queste che sono utili, anche ogni tanto di spendere un 50% del vostro tempo andare a leggere i libri, se volete i miei, ma anche i libri di autori riconosciuti, perché non vi fanno perdere tempo, anzi vi permettono di accedere a delle conoscenze che poi permettono di crescere personalmente. Qui ci sono delle informazioni che non sono solamente utili per fare il gioco ben fatto, però che proprio si può crescere nella vita aggiungendo dei criteri
che poi fanno, che danno uno spessore al vostro personaggio, non solo così di spessore, vuole dire metaforicamente, vuole dire metaforicamente, perché è quello che poi rende infatti il gioco di prestigio affascinante, è la prima cosa, è il personaggio, perché il gioco poi lo possono farlo tutti, e invece quello che è unico a te, a me, a voi, è il personaggio. Il personaggio di che cosa consiste? Consiste nella somma delle sue esperienze, che quelle da dove vengono, vengono a tutti gli interessi, alla complessità che uno ha creato. Allora, su questo cammino io vi auguro buon successo, mi raccomando, statemi bene. Ciao.